Cambiamo argomento, gli auguri per gli 80 anni gli stanno arrivando da ogni parte del pianeta perché ancora nel 2020 la grandezza di Pelé, re del calcio, non si discute. Luca Raimondo. O Rey, il re, come Elvis Presley in un altro campo da gioco, come Leroy, Platini, ma si sa, i francesi hanno un metro di paragone tutto loro. Insomma, il migliore, il sovrano assoluto, Edson Arantes Nascimento, Pelé, è stato il primo dei fenomeni. Maradona è meglio di Pelé? E Messi? O Cristiano Ronaldo? Impossibile mettere d'accordo tifoserie e anche giudicare epoche e talenti così diversi. Quello che è certo è che la perla nera è diventato il termine di paragone per giudicare quelli venuti dopo di lui. Io spero che quando io pro céu. Spero che quando andrò in cielo, Dio mi riceva come tanta gente mi riceve qui in terra, ha detto ringraziando quanti gli hanno fatto gli auguri per i suoi 80 anni. Un amore inalterato a oltre 4 decenni dall'addio al calcio, dai suoi gol stellari, come quello che a soli 17 anni lo laureò campione del mondo nel 1958 contro la Svezia. Stop di petto, sombrero e tiro senza lasciar cadere la palla a terra. O proprio contro la nostra nazionale, 12 anni dopo a Città del Messico, il suo terzo titolo mondiale. Oggi parliamo dell'incredibile elevazione di Cristiano Ronaldo, ma Pelé, alto solo 1,72 m, salì in cielo alle spalle dell'incredulo Burnic, che anni dopo ricordò: prima della partita mi ripetevo, tranquillo, anche lui è fatto di carne e ossa, ma mi sbagliavo. Ed è tutto, il TG2 torna domani mattina alle 8:30, ora vi lasciamo a TG2 Post con Manuela Morelli.